Sono tutti benvenuti in questo nuovo video. Sono stata totalmente storta. Ah sì, la mia divisa è cambiata. Allora, primo video. Allora, questo video non so quando lo farò uscire. Volevo raccontarvi un po' questa storia che mi è successa. Allora, visto che ho fatto vari video su... Cioè, non ho fatto video, ma alcuni video girati, altri me l'hanno mandati. Li ho fatti girare un po' su Instagram, Facebook, WhatsApp, perché c'era tanta gente che mi scriveva. E allora, diciamo che, non so, un po' più di giustificazione, ma peraltro ho mandato questi video, che poi alcuni mi sono arrivati man mano. Spieghiamo tutto, torniamo allora al giorno di Pasqua. Il giorno di Pasqua che era il 12, sì, l'ho guardato sul calendario, il 12, domenica 12. Allora, io ho, visto che i miei genitori abitano uno di fronte all'altro, sono separati, però abitano proprio di fronte, cioè, praticamente abbiamo un marciapiede di distanza, cioè, proprio, cioè, in mezzo alla strada, non proprio marciapiede, c'è cioè, proprio una stradina. Che ha pure il doppio senso, però è piccolina, nel senso non è tanto distante, comunque siamo di fronte. Ho deciso di festeggiare la Pasqua con mio padre, e poi Pasquetta l'ho passata con mia mamma. Niente, andiamo a pranzare a casa di... Vado a pranzare a casa di mio padre, perché mia sorella e mio padre vivono insieme, io vivo con mia mamma. A che punto ho deciso di andare appunto... Pranziamo, facciamo una grigliata e tutto. Stavamo finendo forse di mangiare la torta pasqualina, non mi ricordo precisamente. Mio padre stava preparando un caffè shakerato, che la mia vicina si mette ad urlare il mio nome. Però la mia vicina ha una parlantina molto, molto, molto pugliese. E quindi quando urla non capisco se urla veramente o se urla perché chiamami basso, che urla sempre. Comunque, usciamo tutti. A un certo punto vediamo prima delle fiamme altissime, rosse. Di un rosso che i miei capelli in confronto sono meno rossi. Provenire appunto dal mio padre, dal mio palazzo. Dove abito qui di fronte. Da questo qua, questo abitacolo che adesso vedete non è incenerito. Da sotto, praticamente, per sotto c'erano dei sedili, dei pneumatici che erano stati abbandonati da non si è ancora capito chi. Meno da quando giro questo video, non lo so, non lo sappiamo ancora. Comunque, ovviamente uno dei sedili inizia a prendere fuoco, ma era proprio abbastanza già alto. E arrivava già al primo piano, sotto il balcone della mia vicina che abita sotto. Al che a un certo punto mio padre fa, chiama i vigili del fuoco, i vigili del fuoco, il bello che se né io né mia sorella sapevamo il numero dei vigili del fuoco, sì, grande vergogna, non sappiamo il numero. Allora che abbiamo detto a Google, aiuto, mia sorella ha cercato online, fortuna mia, è apparso subito il mio vigile del fuoco, a parte la chiamata, al che ho chiamato, mio padre è partito alla spianata lì a buttare i secchi, al che meno male che uno del quartiere abbia scoperto che è un vigile del fuoco, che era a riposo, e niente, ci ha detto appunto di finché arrivavano... i vigili del fuoco perché ci ho parlato forse 20 minuti in linea, nemmeno poco niente, perché poi mi hanno chiesto come mi chiamavo, vabbè, proprio mi hanno chiesto poi ovviamente subito il luogo e niente che cos'è che prendesse fuoco, perché ovviamente potrebbe essere una cosa elettrica come una cosa non elettrica, magari per capire appunto l'entità della cosa. Niente, poi comunque hanno detto che mandavano io, appunto i camion e tutto, però nel frattempo visto che mio padre sa dove più o meno la caserma dei pompieri. Comunque abbiamo cercato di spegnere l'incendio con i secchi. Allora, tutti abbiamo preso i secchi. Questo pompiere, io dico in borghese, ma in teoria era a riposo, ci ha detto di riempire tutti i secchi con l'acqua. E peccato che all'inizio nessuno usciva dal palazzo, quindi c'è mio padre praticamente che si guarda tutto il palazzo. Peccato che col fumo nero che c'era non potevano scendere. Poi comunque siamo riusciti più o meno, diciamo, in tante persone con i secchi, la pompa dell'acqua dei vicini. A, diciamo un pochettino non, a sopprimere comunque il fuoco e niente, poi sono andati i pompieri e tutto, hanno appunto lanciato l'acqua ovunque, infatti poi se riuscirò in questo video, se riuscirò a montarlo vi farò vedere anche poi tutte le ispezioni dei video che rimontano insieme e è successo appunto tutto questo a Pasqua, ripeto, tra le 2 e le 3 del pomeriggio. Poi sono andati appunto i camion, hanno lanciato l'acqua, il problema è che visto che appunto quella di sotto aveva già preso ben che fuoco sotto il balcone, avevano paura che fosse pericolante. Per fortuna l'hanno spento in tempo, però poi hanno buttato l'idropompa, un po' di tutto. Hanno poi tolto la roba che c'era lì bruciata e tutto il resto, assicurandosi che poi non so cosa ci fosse all'interno lì, c'è tipo l'asilo che noi abbiamo una chiesa ortodossa, penso, sotto casa. E niente, hanno liberato tutto là, hanno poi sistemato, sono rimasti un bel po' per assicurarsi che appunto... Tutti fossero usciti, che tutti stavano bene, perché comunque poi siamo dovuti risalire, almeno io sono dovuta, perché sono uscita poi in infradito tra l'altro, mi sono rimessa le scarpe e sono risalita a casa mia, dopo un paio d'ore, che abbiamo dovuto aprire tutte le finestre, le porte, tutto, perché era tutto pieno di fumo nero, meno male che le mascherine sono servite a qualcosa in questo caso, oltre che per il virus, e niente, prima abbiamo lasciato aperto.
siamo poi usciti di nuovo, abbiamo aspettato quello che ci hanno detto di fare, se avevamo bisogno di ossigeno, altre cose, ma diciamo che nessuno ha inalato fumo, per fortuna, non sono tutti spaventati, alcuni, boh, poi alla fine sono andati via i pompieri, in realtà la polizia, sono spariti tutti, perché ovviamente ci mancava solo che ci facevano la multa, perché eravamo fuori casa, tranne ovviamente noi, i condomini reali, siamo rimasti alcuni in strada che ci hanno fatto delle domande per sapere se sapevamo chi aveva acceso questo incendio, perché alla fine hanno supposto che era doloso perché non poteva prendere fuoco così facilmente una poltrona, perché erano dei sedili delle macchine. E niente, abbiamo parlato poi con la polizia, abbiamo dato anche i recapiti telefonici di chi gestisce il palazzo, cazzi e mazzi vari. Insomma, adesso la casa, siamo tutti bene, fortunatamente, a parte beh, la mia vicina, mia mamma, che sono molto avventate perché comunque, beh, vedere il fumo nero e tutto il resto, e niente, proprio adesso abbiamo la casa tutta nera, casa tutta nera, quindi tutto è da oggi, è 14, ho passato una mezza Pasqua, Pasquetta, e oggi a pulire, bellissimo, sono molto felice. Abbiamo pulito tutto, ho speso una marea di soldi di detersivi, spanni, fiocchi dei mochi, perché ieri le mie vicine sono andate a pulire giù, poi oggi stavano pulendo la strada con la pompa, sempre i miei vicini da dietro che hanno preso l'acqua. Adesso stiamo sistemando un po' la casa, poi vedremo nei prossimi giorni come fare. Io infatti non ho le tende, non ho nemmeno la mia solita cosa che ho dovuto mettere tutto a lavare. Anche il piumone, tutto, è vero che per fortuna il tempo è bello, tra virgolette. E niente, dovrò mettere tutto a lavare, abbiamo 14.000 lavatrici da fare. Domani andrò a ritirarmi la lavatrice da mio padre, perché l'ho fatta alcune da mio padre, essendo che appunto fortunatamente ce l'ho di fronte. Stamattina sono andata a fare anche la spesa, perché ho dovuto comprare appunto tutti gli sgrissatori, il savone Marsiglia per lavare alcune cose che possono essere lavate a mano. L'adesivo per i piatti, perché c'è da lavare di nuovo tutte le pentole, i piatti, perché il fumo è entrato anche là dentro, ed è nocivo perché hanno preso fuoco i copertoni. Le gomme che sono nocivi, sì, che bello. Mi ho dovuto buttare anche alcune cose che erano aperte, tipo, perché le mie iso non ho ancora mangiato, bisogna mangiare, quindi mi hanno buttato alcune cose purtroppo. Niente, poi vi lascerò dei video se riesco, alcuni forse per privacy, visto che non li ho girati io, toglierò magari l'audio, non so che canzone ci potrò mettere in sottofondo, comunque se al massimo non perdete i video, comunque piuttosto, cioè, sarà questo il video. Comunque li trovate sempre su Instagram, lo chiamo di come Pasqua, quindi li trovate tutti i video. Al massimo metterò la copertina di mio padre con la fiamma, che è molto bella, sì, è bellissima, farò un fotocollage, qualcosa me lo inventerò. Tutta Pasqua è molto interessante, dai, devo dire, questo 2020 sta diventando sempre più interessante. Cioè, adesso abbiamo la casa piena di stendini, la mia stanza era pulita. Dicevo che abbastanza quella che ha subito meno, perché essendo che ero da mio padre, era tutta giù, la parte alta giù, è entrata poca polvere. Però purtroppo è comunque entrata quando poi ho aperto tutte le finestre, le porte, che dovevo fare corrente. La mia stanza angolarmente fa corrente per le altre, per far uscire tutto il fumo. L'ho comunque aperta, diciamo che ora è più, cioè, l'ho pulita abbastanza facilmente. L'unica parte che dovrò poi ripulire un po' sarà il soffitto, però ce l'ho scuro io, quindi mi è andata già bene, che è il mio lavabile, ed è scuro, perché ho usato una vernice che è viola. L'unica cosa pulita che ho fatto, la vernice lavabile, sì. Quindi la mia basta, può passarci un po', poi dovremmo ridipingere tutto, mi sa. Che bello, guardate che bello! L'importanza è che comunque stiamo tutti bene. Sarà un casino rifare tutto, ragazzi. Niente, questo è tutto quello che è successo. Se avete domande potete lasciarmele sotto nei commenti. Ringrazio tutti quelli che poi si sono interessati per sapere com'è andata. Ovviamente, gli stati che ho messo sono partita già col la cosa di dire che stavano tutti bene, perché ci mancava, non è che fossi dato fuoco al palazzo e basta. Sono già col presupposto che comunque stavano tutti bene, eccetera. Però sono contenta che molti si sono fatti sentire, anzi tantissime persone, alcune persone manco, cioè, erano da anni che non le sentivo, quindi sono stata molto contenta. E volevo ringraziare anche molto le persone che non si sono fatte sentire. Si pensa sempre di poter rilasciare dei rapporti con le persone, ma se poi nel momento del bisogno, infatti sì, i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Anche preoccuparti che magari una tua amica non è andata a fuoco. Potrebbe essere un'idea. Magari. Siete mio padre dal balcone. Perché sono più le tende. Sarà difficile fare video adesso, al buio. Adesso finché non arriva poi anche il perito. Comunque, per quanto riguarda le amicizie, sono contenta. Tutti, ringrazio tutti per l'interesse, veramente. Siete stati molto carini. E
appunto speravo di poter riallacciare amicizie con alcuni tipi di persone, ma questo poi dopo la conferma che quando una cosa si rompe, alcune cose si possono ricucire, altre si hanno semplicemente buttate e basta. So che fare questo tipo di metafora per un'amicizia è brutto, ma così, mi dispiace. Purtroppo se non ti interessi nemmeno che la tua amica appunto prende fuoco, o se sta bene o sta male, o qualsiasi cosa, anche se comunque lei sei appunto da altre persone terze, lo chiedi. Semplicemente un fatto di correttezza, se ti reputi tua amica, sua amica o una cosa del genere, comunque ti fa sentire. Ci sono persone che mi hanno contattata che erano anni che non le sentivo, per sapere almeno come stavo. Per carità, è una cosa che ho apprezzato tantissimo, anche se quella persona non la sentivo da anni. Era comunque un gesto carino, un contatto carino. Tant'è che addirittura una mia amica, che non sono ancora riuscita mai a vederla perché ci siamo conosciute mentre facevo l'università. Poi c'è stata la quarantena e tutto, ci ho passato pure ore al telefono e tutto. Mi ha sempre scritto, molti mi hanno chiamato, mi hanno scritto e tutto di più. Persone che comunque si reputavano amici da anni e anni. Niente. Solo una di loro che comunque già sapevo, già immaginavo. Bello, devo dire che questa è stata la conferma. Se mi interessate proprio di queste cose, anche delle cose più gravi, andiamo bene. Ma l'importanza è che vi preoccupate di non essere ubriachi. Oh, anzi, sobri, a Pasqua e a Pasquetta, ragazzi. Grazie di cuore. Io vi saluto. Te dopo questa frecciatina amorevole. Io vi saluto. Lasciatemi scrivere nei commenti quello che volete. Non vi preoccupate. Siamo tutti vivi e vegeti. Siamo bene, tranquilli. Non è morto fumicato nessuno, tranne il pino di mia madre. E le piante di sotto. Sì, perché lo vediamo al secondo piano. E a parte il pino di mia mamma, siamo tutti bene. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Appunto, se sarò poco attiva è anche per questo motivo. Ovviamente non so quando uscirà questo video, però se vedete che, ero poco che se sarò poco attiva, perché appunto la maggior parte del tempo o pulisco o sistemo o aiuto a pulire il palazzo, o aiuto qualcosa burocratica o qualsiasi 150.000 stracavoli. Vi saluto e vi auguro una buona quarantena. La mia è stata molto interessante quest'anno. Quando è che arriva il 2021? Io spero veramente che per metà maggio si risolva tutto. Mi sono rotto i coglioni. Buona giornata.